Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un video che in realtà vi avevo promesso e siamo qui con questo unboxing, come penso un po' intravedete, dell'Apple Watch Ultra, visto che finalmente è arrivato da Amazon per l'appunto, visto che l'ho preso da lì stavolta, visto che anche non avevo fretta, ed è arrivato in anticipo rispetto a la data prevista, diciamo. E ragazzi, che dire, tiriamolo subito fuori dalla scatola di Amazon. Vedete, non sarà penso un unboxing super lungo, ma sarà penso abbastanza corto. Questa, come vedete, intanto ragazzi, è la sua scatola. Come vedete, mi sembra che come grandezza è ovviamente più largo dell'Apple Watch vecchio, e anzi vi vado a prendere un attimo la scatola se la trovo, e l'Apple Watch che ho ora, un attimo solo, ovviamente farò un taglio per voi. Ok ragazzi, avrete visto un leggero taglio e ho guardato qui il mio Apple Watch serie 6, se non ricordo male quello Product Red, vedete qua un po' male ma perché c'è in realtà la pellicolina, e questa in realtà è la sua scatola Product Red, come vedete, per l'appunto infatti è più lungo questo. Però un po' una custodia Swatch, ma molto più largo ovviamente questo, come vedete. Anche il cartoncino, questo qua è più cartoncino, questo qua sembra un po' più plastica. Vedete, serie 6, Product Red, che mi ha accompagnato in questi periodi dove andavo a camminare o altro. Intanto quello lo lasciamo lì perché così faremo anche un piccolo paragone volendo. E ragazzi, andiamo a vedere la scatola. Come dicevo prima, questo è il suo retro, come vedete, ultra. Si vede anche che cosa ho scelto, che ho scelto questo tipo di cinturino con l'arancione alpino, chiamiamolo, e andiamo ad unboxarlo. Tiriamo su le sue due linguette e vediamo la magia di questa scatola. Abbiamo questo bel disegno della montagna, ma e penso e credo sia così per tutti. Foglio illustrativo. Molto, molto molto premium, diciamo, questi con diversi bracciali Alpine, Ocean e Trail. Magari vedrò di prendere un po' tutti, qua un po' tutta la spiegazione per i cambi, ricariche, tasti, e qua cosa c'è d'altro? Garanzia forse, regolamenti, vediamo l'italiano. Ah sì, ci sono gli altri fogli dentro. Li ho colpito con la telecamera. Mannaggia a me. Vediamo solo per curiosità questo qui. Batteria ricarica. Sicurezza e utilizzo, semplicemente. Esposizione alla frequenza. Evitare danni all'urto e tutte le cose un po' per pararsi in caso di danni per l'appunto, nonostante mi è dichiarato che sia iper resistente e tutto, però se prende magari anche una piccola botta e si spacca, giustamente dopo la colpa è dell'utente che l'ha utilizzato. Quindi deduco ragazzi che qua ci sia il nostro watch e qua il nostro cinturino, direi. Come vedete la scatola molto carina con la montagna, bellino, penso che sia per tutti così. Vediamo se qua c'è, esatto, pellicolina da fare la ASMR. Vediamo se sarà decente. Può darsi che sia stato abbastanza decente, lo saprete dire voi. E andiamo ad aprirlo. Avete già visto anche il colore, ma ve l'ho detto anche prima. Nella scatola non c'è nient'altro se no disegno di come applicarlo e penso sempre le istruzioni. E qua ragazzi abbiamo il nostro cinturino che, ah ok, basta toglierlo in questa maniera, come vedete, molto bellino, va a togliersi così e va poi a posizionarsi come uno desidera e tutto quanto.
Voglio vedere solo una curiosità. Questo, vabbè, vedete, il mio Apple Watch, bracciale abbastanza largo uguale. So che hanno detto che gli attacchi sono gli stessi. Vediamo se effettivamente è così. Per curiosità. E sì, vedete ragazzi, si è attaccato anche al Serie 6. Perché giustamente vi faccio anche vedere, l'attacco uno è questo, l'altro è questo, ed è lo stesso identico attacco, ragazzi. Quindi uno potrebbe prendersi anche quel tipo di bracciale, nonostante magari più grande e tutto quanto, anche per gli altri modelli, sia più vecchi che comunque magari tipo anche Serie 8 o l'S deduco. Andiamo poi ragazzi con l'orologio vero e proprio. Con la chicca, qua già vedete l'immagine in rilievo, molto bellino, dovrebbe essere in questo modo, esatto. E anche qui piccolo ASM, addirittura doppio, ma penso che proviamo a aprirne solo uno, in caso di aprire due. Quindi adesso proviamo a goderci anche questo. Ok, vediamo se riusciamo ad aprirlo in questa maniera, ovviamente. Ah, ok, vedete, si presenta in questo modo. La scatola direi che è un poco più grande rispetto a quella di un iPhone. Questo è una cosa veramente figa, disegnato da Apple in California con le coordinate loro. Qui dovrebbe esserci il caricatore USB-C e MagSafe, con il MagSafe in tessuto, mentre questo è quello precedente, come vedete. Non sto a tirarlo fuori, quello nuovo, però come grandezza è lo stesso, si agganciano anche tra di loro, quindi ben venga. Questo dovrebbe essere più rapido, ovviamente, quindi mi sa che andrò a prenderne uno normale per non usare sempre la carica ultra rapida. E qua abbiamo in cartoncina, e qua abbiamo l'Apple Watch Ultra in questa carta plastificata protettiva. Pensando ci potevo farvi l'ASM, ma ormai l'ho spellicolato. Sembra già un po' più pesante così su due piedi rispetto a il Serie 6, ragazzi. Questo andiamo a mettere a fuoco. Apple Watch, qua c'è l'iPhone, vedete, con dietro i sensori e tutto. No, lo mette a fuoco, ma è difficile, così veloce. Qua c'è la descrizione, titanio, ceramica e bla bla. Qua gli agganci e qua tutti i tastini e gli autoparlanti. Vediamo di riuscire a mettere il bracciale, e dovrebbe essere così. Ovviamente lui si allarga. Io ho preso l'L, che è il più grande che c'era. Lui si allarga, si dovrebbe mettere così con questo e poi agganciarlo qua sotto. Direi che ci sta, forse un po' larghino. E andiamo ragazzi, direi, con l'accensione. Vediamo se si accende, vediamo se è carico. Ok. Non vi farò vedere poi tantissime cose perché deduco che dovrò configurarlo e spero non mi faccia chiudere la registrazione che magari legge l'iPhone, ma penso e credo di no. Al polso vi devo dire non si sente, non so se ci metterò una cover. Sicuramente eviterò di metterne una come quello di prima, eccolo qui come vedete, Bring iPhone near Apple Watch, però quindi giustamente stiamo registrando, quindi c'è un po' difficile. Vediamo di togliercelo, quindi come vi dicevo, adesso vedrò anche per una cover, scusate un attimo, vedrò come dicevo per una cover o meno, vista
la brutta, tra virgolette, esperienza avuta con Serie 6, ma perché qua di lato soprattutto un po' si è rovinato. Ok, che era in alluminio, acciaio, adesso non mi ricordo quale, quindi che si rovinava di più. Vi faccio vedere solo l'ultima differenza. Questo, se non ricordo male, è il 41, lo dico subito, 44, quindi anche abbastanza grandino. E ovviamente l'Apple Watch Ultra 49. Si vede la differenza, abbastanza, però di peso una volta messo al polso non si nota. Questo lo devo ammettere. Vedete? Sotto anche tutte le sue viti, quindi mi viene da pensare che questo si possa aprire rispetto a tutti gli Apple Watch con la scusante che non si potevano aprire, quindi per la garanzia è tutto. E questa si preme. Questa si muove, questo si preme e qua ci sono gli altoparlanti e tutto. Quindi ragazzi, direi che possiamo anche già finire. Io spero che questo video vi sia piaciuto e l'avete trovato interessante. Quindi come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere il video con i vostri amici così anche loro vedranno tutte queste fantastiche cose da un lato. Vi ricordo di leggere i commenti con tutti i suggerimenti e gli incuti che vi lascio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video. Io vi saluto e ciao ciao!